6 novembre 1994. Nella notte esondano il fiume Tanaro, il suo affluente Belbo e il Po. È la rovina del Basso Piemonte, di quel lembo di terra fra Langhe e Monferrato, fino ad Alessandria. Le vittime saranno circa 70 e gli sfollati oltre 2200. Noi, i nostri vicini di qua, li sentivamo urlare dai balconi, no? Ce n'era uno attaccato a quella pianta lì e l'abbiamo sentito urlare per un po', poi che fine abbia fatto? L'acqua era fredda, era buio, noi eravamo già 2 ore che eravamo a bagno nell'acqua. Poi l'abbiamo sentito in piemontese, mnimepie, aiuto, aiuto, a un certo punto non abbiamo più sentito niente. Tutta la notte che là verso il Tanaro gridavano aiuto, aiuto, abbiamo telefonato i carabinieri finché il telefono ha funzionato.